Let's go! Bentornati, ovetti, su Monster Hunter Stories! Nello scorso episodio abbiamo sconfitto un Tigrex 2.0 e abbiamo purificato un altro minerale del legame e adesso possiamo avere finalmente in squadra mostri di grado 6 e abbiamo scoperto che ci sono altri due minerali in giro per il mondo. Quindi andremo dal primo, che si trova nel villaggio Quapni. Ce ne sarebbe un altro teoricamente nel bosco di Badma, ma prima voglio andare a trovare i miei carissimi feline. Allora, tu, è una missione? Lama alata. Ok, è un Nargacuga verde. Non lo affronterò adesso, ma lo affronterò off camera. E tanto per dire, questo video dovrebbe uscire il 2 ottobre, se ho fatto bene i calcoli, e potrebbe essere l'unico video della giornata. Tanto per dire. Nel frattempo vi invito come al solito a mettere mi piace o non mi piace e a rispondere alla domanda del giorno. Detto questo, andiamo a Quapni. Fioralicia, tutto a posto? Sì, siamo tutti magnificamente. Ma abbiamo visto il flagello nero diffondersi attraverso la Valle Awa. Mia! Mi sa che il minerale infetto sta spargendo il flagello nero ovunque. Minerale? Questo è quell'affare che era nel laboratorio del dottore. Mia! E c'è una roccia proprio così su quest'isola. Fioralicia, hai mai sentito parlare del minerale del legame prima? No, miai. Capisco, ma io so che c'è. Dobbiamo solo trovarlo. Forza, socio, setacciamo l'isola. Mia, dimenticavo. Naviru, vai alla sommità del villaggio. Alcuni tuoi amici, ancora con questa battuta, ti stanno aspettando là. Mia, dei miei amici? Chi potrebbe essere? Vabbè, andiamo e scopriamolo. Non ci vuole una grande immaginazione. Saranno i numeri, Naviru? Ah, e comunque è vero, Ciccio è rimasto qui con Avinia. Cosa che non avevo considerato. Ehi, ciao Zigzag. Non sei Zigzag, dov'è Zigzag? Dov'è Tigre più che altro? Eccoli là, due missioni secondarie. Le accetto e poi vado, Bla 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 bla. Dobbiamo equipaggiare lo Sbam Kecha. Ne posso creare uno, ma per adesso non mi va, lo farò off camera. E Zigzag. Miau 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 miau. Miau, uccidi il... Oh! Un Kecha Wacha cinereo? Va bene. Ok, lo farò off camera per adesso, Non per adesso, lo farò off camera, appunto. Comunque, vediamo se ho ragione. Sono i numeri. Vedremo un'altra volta. Beh, Litten. Eh sì, eccola Litten. Quindi andiamo. Mia, salve a tutti. Ehi, ti trovo bene, numero 5. Voglio dire, Naviru. Difatti, lo scompiglio in cui il mondo ora versa ha sollecitato la nostra attenzione. Quella foschia nera si sta diffondendo, non è vero, dolcezza? Perfino la mia bellezza raggiante non è d'aiuto stavolta, zuccherino. Forse posso spazzarla via con il mio soff-f-i-o. I tuoi ritmi circadiani sono un vero mistero, numero 6. I numeri si aiutano sempre l'un l'altro. Quando siamo insieme, siamo tutt'uno. Miaha, giusto. A dire il vero, vorrei chiedervi qualcosa, ragazzi. Potreste aiutarmi a trovare il minerale del legame? È su quest'isola, sicuro. Se purifichiamo il minerale del legame, potremo fermare il flagello nero. Il minerale del legame? Ecco cosa voleva nascondere il dottore, lo sapevo. Ho visto una pietra simile tanto tempo fa, possiamo davvero, vero, vero trovarla. Chietati, uno. Quantunque ne biasimi la sovraccitazione, concordo con uno. L'ho visto anch'io, zuccherino. Anch'io? Infatti, le mie osservazioni hanno confermato l'esistenza del minerale. Cos? Davvero? Ehi, amico, pare che dopo tutto potremo trovare il minerale di legame. Veniamo con te, ragazzi. Adoro la caccia al tesoro. Testone, questa non è solo una caccia al tesoro. Ascoltiamo che cosa hanno da dire tutti. D'accordo, chiediamo a quei tizi di prima di andare a testa bassa come un bullfango. Ah, ok, beh, parliamo in ordine. Minerale del legame? Sì, mi ricordo! Una pietra così piccola che entra in tasca. No, è molto più grossa. Era nella foresta e coperta di un liquido nero viscoso. Aveva un aspetto davvero strano. Ok, numero 2 allora.
Difatti, la pietra che ho visto nella dimora del capovillaggio era senza dubbio il minerale del legame. Mi sono distratto soltanto per un istante e, ahimè, è sparito. Devo confessare che trovo la causa della sua sparizione improvvisa davvero misteriosa. Ok, numero 3. Certo, dolcezza, ho visto una pietra nella casa della capovillaggio. Non era nera però, era scintillante e bella, ma aveva uno strano odore aspro. 4. Anche io ho osservato il minerale del legame, è rotolato via lungo una traiettoria diretta alla foresta. Questa osservazione è precisa al 100%, la mia vista non ha uguali. E ora numero 6. Ho visto il minerale del legame in una caverna nella foresta, era nero e viscoso. Ha fatto così, swoosh, ed è scappato, proprio dentro la caverna. Che devil Joe sta succedendo? Queste storie non tornano. E cos'era quella roba sulla pietra che scappa? Cosa vuol dire? Ehi, noi non abbiamo inventato nulla, chiaro? Difatti, tutti i nostri racconti sono assolutamente veritieri, amico mio. Come può essere tutto vero? Mi viene un gran mal di testa. Forse sembra strano solo perché stiamo guardando tutte le storie separatamente. Uniamole in una sola narrativa. Come mettere la carne su uno spiedino? Unirle, eh? Eh già, un tempo avevo un bar, sapete? Beh, era più un baracchino. Anche i piccoli resti di ingredienti possono dar vita a buoni piatti se combinati bene. Wow, finalmente hai detto qualcosa di sensato. Bravo, Ciccio. Iniziamo dal luogo dove ognuno sostiene di aver visto il minerale. Ok, vediamo. La foresta, la casa del capovillaggio e una caverna, giusto? Come possono averlo visto in tutti questi posti dallo stesso istante? Forse se... No, aspetta. E se invece... No, neanche così. Gnaha! Ma certo, si trovava davvero in tutti quei luoghi, ma in momenti diversi. Non l'avrei mai detto. È stata davvero la prima cosa che ho pensato, Napiru. In base a quando è stato visto, possiamo saperne di più su dove si trovi adesso. Ok, socio, andiamo a chiedere di nuovo a tutti cosa è successo. Se pensi di aver capito l'ordine giusto, vieni a dirmelo, sarò qui. Sono, molto impegnato. Beh, l'ho capito. Credo sia abbastanza ovvia. Allora, prima il numero 3 che l'ha vista brillare, poi il numero 2... La pietra, un attimo, era nella foresta, quindi tu dici che è rotolato dove? Nella foresta, e questa è una caverna, quindi probabilmente l'ordine è 3, 2, 4, 1, 6, 3, 2, 4, 1, 6. Ehi, socio, sì? Chi ha visto per primo il minerale del legame? Parla del membro dei numeri che ha visto per primo, ok, sì, per forza lei, no? Certo, dolcezza, ho visto una pietra nella casa del capovillaggio. Non era nera però, e infatti, prima della corruzione, quindi ha senso. Dunque pensi che questo sia l'inizio della storia? Ovvio. Quindi si trovava prima nella casa del capovillaggio, e poi chi l'ha vista? Beh, il numero 2. Difatti, la pietra che ho visto dimora sì, bla bla bla. Dunque, pensi che questa sia la seconda parte? Sì, ovvio. Chi è che ha visto il minerale lasciare la casa? E chi l'ha visto per terzo? Allora, la caverna non ha senso. Non subito. Questo è rotolato verso la foresta, quindi... Anche io ho osservato... È rotolato via lungo la traiettoria, esatto. Quindi prima la foresta. Dunque pensi che questa sia la terza? Sì. E poi... Foresta. Ah! Dunque pensi che questa sia... Sì. E per ultimo... Il sesto. Ho visto il minerale del legame in una caverna nella foresta. Esatto. Sì. Ho ragione? Magnifico, amico! Mi esatto, il minerale del legame visto da numero 3 era bellissimo, ricorda. Questo significa che il minerale non era ancora infetto quando l'ha visto. L'ho detto io. Sembra che sia proprio così. La capovillaggio Malle riteneva il minerale in casa. Ma poi è stato spostato nella valle, o in qualche caverna? Bene, c'è ancora qualcosa che non capisco bene. Ha detto il minerale è corso via, ma ha forse le gambe o cosa? Non credo. Scommetto che qualcuno lo stava trasportando e sembrava che corresse. Va bene, riflettiamoci ancora un po'. La capovillaggio Malle riteneva il minerale. Aveva un odore pungente, ma era bello. Penso di avere un'ipotesi. Un odore pungente. E poi pallò i sottaceti di nonna. Forse il minerale del legame era nel barile dei sottaceti. Davvero? Probabilmente la nonna usava il minerale del legame per preparare i sottaceti. Non ha senso. Beh, non puoi preparare i poi palloi sottacielo senza uno strumento perfetto. Che tipo di ladruncolo sgattoie...
Ah, eccolo qui. Che tipo di ladruncolo sgattaiolerebbe in casa per rubare uno strumento simile? Un ladruncolo che sgattaiola? Sembra che abbiamo già qualche idea. Ehi, Tonks, hai già capito chi potrebbe essere il colpevole, vero? Oh, ci sono! Deve esserci lo zampino di quei Melinx, ragazzi. Per forza, Felinx e Melinx. La tana dei Melinx nelle caverne in fondo alla Valle Awa. Grazie a tutti per l'aiuto. Sbrighiamoci, amico. Ok, va bene, avevo ragione. Ah, comunque, sì, abbiamo praticamente già visto che c'era un ingresso in questo villaggio che non potevamo oltrepassare perché la strada era bloccata. E ovviamente bisognava sbloccarlo prima o poi. Ed eccolo qua. Quindi entriamo direttamente qui dentro, ossia nella Valle Awa numero 2. Nella Valle Awa. Ok, allora, ci sono monstri nuovi? Se sì, vorrei provare a prenderne qualcuno, altrimenti invisibility. Ok, vediamo un po' cosa può fare il Nargacugas con l'invisibilità. Ah, che bello non essere detectati da nessuno, eh. Allora, c'è una giaggia, potrei affrontarli. Il problema è che non mi va, ok? Voglio andare un po' avanti in questo episodio. Anche perché più vado avanti con la trama, più off camera posso fare cose. E mi piacerebbe fare altre cose. Inoltre, mentre guardare questo video, già l'ho detto, dovrei essere in viaggio per tornare a casa. Non ti azzardare nemmeno. Non ti azzardare nemmeno. Ok. Ehi, un Keciawacha, ti abbiamo già affrontato. Ciao. Ah, finché non incontro mostri nuovi, è una cosa un po' brutta, ma non voglio affrontare nessuno. E tanto per... non vi ho mostrato l'abilità di Leorio. Praticamente il salto, quindi... sì, può saltare. Ed ha senso. Anche se non ho capito come mai, questa zona mi ricorda molto, se non troppo, la parte prima della Landa Sacra. Anzi, mi sa che è lo stesso modello di terreno, ma... ok. Siamo arrivati per caso? Ancora no. Ma ehi, finalmente! Keciawacha ci... no! No! Ho visto un Keciawacha... oh, questo è uno Yangaruga, abbiamo già visto. Ok, no, vorrei... sì, Chiosco, dov'è? È una semplice, ok. Dov'è lo Yangaruga? No! E ho sconfitto lo Yangaruga. Ma perché l'ho sconfitto? Perché voglio affrontare il Keciawacha Cinereo. Sì, si è sbloccata la tana, ma abbiamo già Majora, quindi mi sa che è inutile prendere un altro Yangaruga. Allora, salta, salta! Un piccolo consiglio, state attenti. Nella battaglia che ho tagliato... c'erano due mostri, c'era un Keciawacha normale e uno Cinereo. Ma io voglio affrontare solamente quello Cinereo, quindi cominciamo un po'. Dovrebbe essere abbastanza ovvia la cosa, ma il Keciawacha Cinereo... Cinereo? Fuoco, esatto. Quindi dovrebbe essere debole a... non ne ho la più pallida idea. Quindi cambio, mando intanto Chiselle, perché credo sia tecnica. E quindi ho fatto male a mandare Chiselle. Vabbè, non importa. Andiamo di... Aculio velenoso. Nel frattempo vedo un po' di che pasta sei fatto, caro. E alla fine ho ragione, usa attacchi tecnica ed è debole all'acqua. Non abbiamo niente, non abbiamo nessun mostri d'acqua, quindi non possiamo fare nulla. Però lui usa tecnica, quindi potenza, quindi rata, oppure Sergei. Usiamo un po' Sergei, non lo uso praticamente mai. Proviamoci, lancia pietra, prego, nel frattempo io uso spezzabraccia. E ho vinto! Perfetto. Lo spezzabraccia serve appunto per togliere l'attacco all'avversario. Lo tolgo? E bam, perfetto. Ah, la diminuzione dell'attacco è una cosa eccessivamente buona. Pelle di ferro, aumenta la difesa sicuramente. Ah no, nega gli status alterati. La cosa mi interessa poco. Bersaglio agganciato non lo devi usare mai. Usa carica. No, allora uso a combo sca... no. Usa carica, sì. E io uso potenza. E ho fatto male, va bene, non importa. Keciawacha arrabbiato nel frattempo. Mi sa che adesso se avete una bomba sonica vi conviene usarla. Il punto è che non ce l'ho, vero? No, ho con... oh! Ah, c'ha ancora la protezione? Mi sa di sì. Ok, allora posso curarmi un attimo? Perfetto. Usa attacchi velocità ora, Quando è arrabbiato quindi usa attacchi velocità, ora vedremo. Ne usa due, ovviamente. Perché i monstri arrabbiati devono per forza usare due attacchi? Perché non li posso usare io due attacchi? Forse perché già ho me stesso che supporta il monstri. Vabbè, non importa. Ehi, vedremo finalmente l'attacco del Tigrex. Allora, mi attacchi? No, allora vado direttamente di legame. Anzi no, mi conviene restare qui in sella per adesso. Pelle di ferro, non mi interessa. Ok. Muro infuocato, in guardia, mi spiace.
Ora, se mi attacchi, perfetto. Dimmi che usi tecnica, per favore. E perfetto. Così almeno abbiamo la potenza per due sull'attacco del Tigrex. Ouch. E ora, a velocità per uno. Vai, andiamo con impatto roccioso. Dopo il muro infuocato, ovviamente. Vai, perfetto. Un altro. Balzo feroce, va bene, attaccaci. Vorrei usare il mio attacco speciale, però. Perfetto, impatto roccioso. Tipo abbiamo distrutto un continente, ma vabbò. Abbiamo sconfitto il Cacciaguata Cinereo. Benissimo. Allora, qualcuno sale? Io no. Però mi manca poco, ok? Allora, ci servirà probabilmente più avanti. Non il Cacciaguata Cinereo, ma le sacche fuoco. Sì. Ok. Detto questo, possiamo finalmente andare avanti. Salta, Zinogre! Sì, lo so, l'ho vista. Non dirmi che siamo già arrivati. Allora... Sergei non lo userò praticamente mai più, per ora. Quindi uso pozioni solamente su me stesso. Non vorrei ci fosse già un boss. Intanto vado, perché devo affrontarlo. Intanto vado avanti, poi si vedrà. Intanto vado avanti, poi si vedrà. Mia, il flagello nero. Questa sembra la tana dei Melinx. Ok, e siamo a meno di 16 minuti. Quindi posso finalmente... Oh, eccolo lì. Allora, chi può essere il boss qui? Non ne ho la più pallida idea. Beh, andiamo avanti. Tanto poi possiamo cambiare il monster appena inizia la lotta, quindi sto a posto. Quella roccia lì deve essere il minerale del legame. Andiamo, amico. È stupendo. Il Lajacrus. Io adoro i Lajacrus. Inoltre, non ne ho idea. Non so che tipo possa essere. Comunque, comincio a mandare in campo. Attenzione, perché usa attacchi elettrici. Perché almeno un po' di protezione la voglio. Inoltre devo anche studiare un po' cosa può farci questo coso. Melodia, vai. Nel frattempo io attacco. Non ho abbastanza legame, va bene. Attacco normalmente la testa. Sì. Inzuppato, bene. Cosa fa inzuppato? Ora lo vedremo. Blocco abilità. Ah, peccato, ma fortunatamente non ci fa troppo. Elettrificante. Immagazzina elettricità nel corpo? Sarà pericoloso se si carica troppo. E quindi cosa devo fare? Devo attaccarlo? Intanto mando Rata. Anzi no. Puoi attaccare tu? Perfetto, spazzata aerea allora. Contro la testa. E io attacco... Ah, mi sta attaccando a me? Ok. Sicuramente non è potenza. Potrebbe essere velocità, quindi vado di tecnica. Ok, è tecnica. Benissimo. Allora, la melodia protezione... Oh, sta caricando ancora? Spazzata aerea, per favore. Come faccio? Mi sa che questo qua ci può battere in un solo colpo. No, allora, fermati. Riusami, non puoi usarla. Allora, cambia. Rata, mi spiace, devo usare te. Non so cosa è debole il Lajacrus. Potrebbe essere debole al... È un leviatano. Non è elettrico. Non ne ho idea. Tanto per sicurezza. Ti becchi questa. Ok, sonno. No, non ha addormentato. Ouch! Il danno. Ok, è molto alto come danno. Stavo per dire. No, usa raggio dilagante. Almeno colpisco tutte e tre le zone. Nel frattempo io mi curo, perché sennò qua perdiamo. Ok, cos'è quella? Ricarica tecnica? Ho visto bene, risonanza tecnica. Ok, quindi usa solo tecnica da adesso in poi. Raggio dilagante, colpite tutte e tre le zone. Sta usando risonanza. Ok, potenza va benissimo allora, vero? Direi di sì. Ok, devo colpire la coda invece. Va bene. Ok, tempesta di coda. Elettrificare. Ouch. Perfetto. Però devo usare un attacco potenza, caro. Chi ha un attacco potenza forzato? Sergei.
Il punto è che va KO tipo in un colpo solo. Chiselle non ce l'ha. Bua. Tanto per... potenza? Grazie mille. Ok. Andiamo di potenza sulla coda però noi. Ah no. Sempre sulla testa. Il bersaglio è, giusto? Sì. Vai, potenza. E non era sulla testa, era sul corpo, ma non importa. Devo rompergli la testa e la coda, quindi... E si può neutralizzare la carica, a quanto pare. Elettrificare! Mira le Sky Shock. Credo che distruggere lo scaricherà. Attenzione a quando usa elettrificare. Ok, Sky Shock sono queste, la coda, allora. Vai, proviamoci, sperando che funzioni. Neutralizzare, perfetto. Quindi quando è carico basta colpirne la coda. Tempesta di coda! Allora, posso usare un attacco potenza da qui? No, non ho abbastanza legame. Ok. Non mi stai mirando, ma devo colpire questo. Vai con potenza sempre. Inzuppato. Addio abilità per Tonks, a quanto pare. Esatto. Non che mi interessi, non le sto usando, ma... ehi. Ora, mando Chiselle. Seriamente, devo controllare cose debole, ma... finché mi sta per attaccare, non posso fare davvero nulla. Potenza sempre. È bloccato in tecnica. Attacco doppio. Vai! Urre! E ancora manca un bel po', eh? Ok, continuo tanto io. Tempesta di coda. E ritrificare! Non so che dire. Il Lagiacrus è stupendo, però non mi va di sprecare un turno. Per appunto... oh, quello è un respiro negativo, davvero tanto negativo. Per vedere appunto a cosa è debole. Ok, Aculio velenoso? Tecnica? No, 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 no. Cara, usa il soffio. Nel frattempo... no, fermati. Usa il soffio sulla... su tutti e tre, va bene. Nel frattempo posso finalmente usare il binocolo. Vai. Binocolo, vediamo un po'. È debole al fuoco. Allora lo faccio bene. Perfetto, non lo sapevo fosse debole al fuoco. Ora lo so però. Neutralizzare, perfetto. Non puoi usare elettrificare. E io ti posso fare niente. Devo distruggerti la coda con attacco potenza. Vai. Quanto ci metto a distruggergli la coda? Mi sa... che in realtà dovrei mirare la testa lo stesso. Ah, è un po' complessa come cosa. Miro la testa. No, dice di mirare la coda, vedete, punto esclamativo. Ci provo, dai. Inzuppato, ripeto, non mi interessa. Bam. Ancora tanto ci vuole per la coda? Chi è che non ho usato ancora? Wall l'ho già usato, Rata è messo male. Chiselle, devi rimanere tu in campo. Puoi attaccare qualcosa? Ah, perfetto. Potenza, vai così, almeno vinciamo questo scontro. E boom. Oh, finalmente a terra. Allora, cambia, mando che mando? Debole al fuoco, mando Rata per forza. Almeno può fare attacchi potenti. E nel frattempo mi curo. Abbiamo tipo solamente 4 polveri di vita, ma mi conviene usarle. Meglio curarci. E Rata è paralizzato. Allora, posso attaccarti in questo modo. Tempesta di coda mi darà problemi. Su problemi, su problemi. Aggiungerei ouch. Non usare due colpi. Perfetto. E vai così. Mi sarei dovuto allenare sicuramente contro questo coso, ma a quanto pare non è così per ora. Sempre con la coda devo sconfiggerla prima che sia troppo tardi. Ok, attacco doppio. Bam. Ma gli sto facendo almeno un po' di danno? Ok, più debole. Ho interrotto la risonanza. Pare non può più usare elettrificare. Ah, bene. Se segue il solito schema, userà un attacco tecnica? No, adesso cambia finalmente. Ok, non è più bloccato in tecnica, quindi potrebbe darci più fastidio. Allora, nel frattempo mi curo per sicurezza. Ok, inzuppato non mi interessa, tanto non sto usando abilità. Però non lo usare contro Rata magari, eh. Allora, tecnica, ci provo? Ci provo. Non ce l'ho fatta. Oh, però adesso sei più debole. Quindi cosa abbiamo indebolito non lo so, ora vedremo. Intanto ho vinto anche questo scontro. Oh, perfetto. Ci sta attaccando? Mi sa di sì. In sella. No, perfetto. Tecnica ancora. Soffio elettrico. Questo può farci tanto male. Abbastanza. Ci attacchi ancora? Sì. Non userà tecnica, suppongo. Quindi potrebbe usare potenza. Uso velocità. E ci usa anche lui velocità. L'importante è non perdere. Ci stai attaccando ancora? No. Allora sai che ti dico? Andiamo direttamente con fuoco celeste. È super efficace. Bam. Ok, ultimo respiro. Lagiacrus. Ti voglio.
Ti prego, gioco, dimmi che non è solo un boss e posso prenderlo, perché voglio un Lajacruz. È troppo bello, è davvero troppo bello. Intanto, grazie mille, finalmente un po' più di esperienza, eh? Comunque, Lajacruz. Perfetto. Simbolo del martello, hai completato 10 combo col martello. Grazie. Non credo ci sia nulla da fare qui se non appunto andare a sbloccare il prossimo rango. Oh, lui c'è spaccarocce. Abbiamo qualcuno con spaccarocce per caso qua, noi, ora? Non ce l'abbiamo. Peccato. Allora, va bene, salverò il mondo. Duh. Mia, sveglia! Perché hai rubato il minerale del legame? Perché? Perché? Mia, wow! Volevo solo mangiarmi dei poi poi sott'aceto. Ma appena ho portato qui quella botte, è venuta fuori quella foschia nera. E poi i poi palloi sott'aceto hanno preso un sapore strano. Il mio stomaco ha cominciato a fare strani rumori. Mia, aspetta un secondo. Tu hai mangiato i poi palloi sott'aceto? Già, e poi la foschia nera ha cominciato ad avvolgermi. Io ho chiuso con questi sottaceti. Prenditi pure la pietra. Mia, riportiamo il minerale del legame a nonna. Mi esatto, torniamo dalla capovillaggio Mallory. Ah, nonna, eccoti qui. Ci siamo ripresi questo da Omelinx. Cielo, ora che ci penso, ricordo che Omelinx me l'aveva rubata. Grazie per avermelo riportato. È stato tramandato di generazione in generazione, uno strumento prezioso. Questa pietra non è uno strumento per i sottaceti, è un minerale del legame. Che mi venga un colpo. Avete ragione, cari. Oh oh oh, ma di certo funziona benissimo anche per fare i sottaceti. Vabbè, abbiamo impedito al flagello nero di diffondersi anche qui. Già, infatti, è tutto grazie a voi. Grazie di cuore di aver salvato Coapni e i miei deliziosi poi palloi sott'aceto. Comunque, il tremendo flagello nero si sta spargendo ovunque. Niente paura, nonna. Nulla può opporsi alla furia delle mie zampette. Ora lasceremo l'isola per un po', ma poi torneremo. E poi ci strafogheremo di poi palloi sott'aceto. Promesso. Oh, allora preparerò i migliori poi palloi sott'aceto di cui sono capace. Sarete sempre benvenuti, cari. Andiamo a parlare con i nostri amici della sala degli scribi. Ehi, Tonks, Frostfang e io veniamo con te. Ragazzi, lo so che ancora non so cavalcare i mostri, ma vengo anch'io. Ah, Tonks, perché? Quest'isola non è ancora sicura? Avvini e Ciccio, abbiamo bisogno di voi per proteggere nonna e gli altri feline. Mi sono morso la lingua, che dolore. Dopo tutto il tempo con il mio amico, credo di aver finalmente capito. I rider stringono legami con i mostri per salvare tutti dal flagello nero. Questo è il vero dovere di ogni rider, proteggere gli altri. Proteggere, eh? Ma è mitico! Eh? Avinia? Pensavo di aver perso tutto. Ho perso il villaggio in cui sono cresciuta, non avevo più amici su cui contare. Avevo sempre la sensazione che io e Frostfang fossimo perduti nelle tenebre. Ma ora è diverso. Ho incontrato voi e il mio mondo è cambiato. Finalmente ho qualcosa, qualcosa che voglio difendere. Naviru, Tonks, noi difenderemo quest'isola, statene certi. Fate attenzione, io vi aspetterò. Nia, certo che lo faremo, ci puoi scommettere tutte le tue ciambelle. Mi esatto, amico, andiamo. Nel bosco nascosto di Badba c'è un altro minerale del legame, vero? Ah, monstri di rarità 7 finalmente, ma ora devo controllare subito una cosa molto importante nella mostropedia. Intanto devo ancora recuperare alcune cose qui e devo sconfiggere ancora uno Slug of Bruno, ma non importa. Dov'è
Intanto, Shakalaka mi ha dato un premio, ossia... non lo so, cos'era? No, no, fermo, ok. Tigrex 2.0, va bene. Ashkechawacha. Eccolo qui, l'Ajacross. Nutrimento difesa, dove si trova? Schiudibile, Spiaggia Pau Pau. Probabile ritorno alla tana se sconfitto dal Re dei Cieli, ossia dal Rathalos. È possibile reclutare un Lajacross, mamma mia. Ok, va bene. Il punto è, perché nella spiaggia Pau Pau non l'ho trovato il Lajacross io? Ah, facciamo una cosa, tanto per... L'episodio è finito, lo dico subito. Tanto per tornerò alla spiaggia. E finalmente, lo posso dire, la maggior parte dei video che avete visto in questi giorni era appunto pre-registrato causa Games Week. Quindi, sì, non ho potuto leggere tanto i commenti, se non appunto qualche volta la sera. Almeno non potrò leggere, perché devo ancora andarci alla Games Week. In ogni caso, sì, da domani ricomincio a registrare, o meglio, dal lunedì sera ricomincio a registrare. Quindi dovrò allenarmi un po' su Monster Hunter, prendere nuovi mostri e compagnia varia. Ora, tanto per... Vediamo un attimo, dov'è? Eccoti qua. Allora, la spiaggia Pau Pau è questa, giusto? Vuol dire che io qua posso trovarci anche un Lajacross, giusto? Ora, se lì c'è un Kachawacha, ok. Però non ho visto nessun Lajacross qui. Questa è la spiaggia, giusto? Oh? C'è una tana di mostro? Ok. No, fermi. Ora, controllo adesso, volando. Se lo vedo bene. Se non lo vedo, pazienza e lo cercherò per conto mio con Bois. Ma non vedo nessun Lajacross qui. Lì c'è un altro Kachawacha. E sono sicuro che in una di queste rovine, qui ci sia... Oh, intanto c'è la tana missione secondaria, va bene. Sono sicuro che qui ci sia almeno uno o due... come che si chiamano? Maialini, insomma. Non mi viene il nome adesso. Però sì, non vedo nessun Lajacross qui dentro. Molto probabilmente... Ah, là c'è una cosa interessante invece. Molto probabilmente si trova solamente con limitazione. Sembra un po' strano, ma... Se è così. Ok, quindi, nella prossima parte di Monster Hunter Stories andremo avanti nel bosco nascosto di Badba. Non c'è un chiosco, c'è un carretto. Grazie, Naviru. E poi faremo altre cose. Cos'è questa botte? Cos'è questa botte? Un attimo. È un punto di ricerca? No, è una semplice botte. Vabbè, ci vediamo. See you next time!